Certamente il tenore di vita è un tenore medio, di una popolazione media, diciamo così, e abbiamo, quindi siamo soddisfatti praticamente del nostro Invitiamo i turisti che vengono a vedere questi posti, a visitare questo paese, perché magari non è neanche conosciuto a livello turistico, però come vedete le immagini sono stupende. Oltre ad avere dei piatti tipici locali buoni da assaggiare, un piatto particolare che si fa soltanto a Cellino, andiamo nel pomeriggio dopo il mare a visitare questi paesi. Sì, difatti Cellino offre dal punto di vista culinario, diciamo così, un buon piatto, i famosi cingoli cellinesi, che è un primo gradevole, buono. Difatti facciamo una sagra, sempre ogni anno alla fine del mese di luglio. Quest'anno credo che ricada dal 24 al 30 luglio, e richiama parecchia gente anche dalle località marine la sera. Allietata anche da orchestra, quindi si può anche ballare il famoso liscio, sono serate abbastanza buone. E abbiamo anche altre ricettività, abbiamo un albergo dotato di piscina, purtroppo poco sfruttato per il complesso che è, insomma, è un complesso grande, poco sfruttato. Abbiamo anche degli agriturismi, ci sono dei ristorantini, soprattutto verso la vallata del Vomano. Per cui anche dal punto di vista, diciamo così, turistico, noi speriamo, ci auguriamo che le persone che vanno al mare vengano appunto la sera a visitarci e a poterci diciamo, far visita della loro presenza, ne siamo molto grati. Lo scopo di Raccontando l'Italia è proprio questo, far vedere questi posti a tutti i telespettatori e po poterli visitare la sera al fresco, una buona mangiata e tutti felici e contenti. Sì. Sindaco, che rapporto ha con i suoi cittadini? Ah, io penso, adesso forse orgogliosamente posso dirlo, però penso di avere un buon rapporto. Sono una persona che ha contatti con tutti, indipendentemente dalle idee politiche, e abbiamo un buon rapporto, veramente. Ci salutiamo, parliamo, affrontiamo i vari problemi nelle varie conferenze che facciamo, negli incontri. Ho un buon Un rapporto. sindaco molto attento ai suoi cittadini, presente, come molti sindaci forse non lo sono. Sì, diciamo che giornalmente io, la popolazione lo sa, tutti i giorni mi reco al municipio, dalle 12:30 alle 2, sono quindi sempre a disposizione dei cittadini. Anche la mia amministrazione, gli assessori giornalmente possono essere contattati, quindi abbiamo un contatto diretto proprio, con la popolazione. Che cosa è riuscito a fare di cui ne va molto orgoglioso? Sì, diciamo che posso dire appunto orgogliosamente che fatto parecchie cosine, cioè ho istituito nel giro di 2 anni e mezzo che sono, diciamo così, alla guida del paese, ho organizzato gli anziani in un circolo che prima questi anziani chiaramente non sapevano dove andare, quindi si richiudevano nelle case, magari i figli vanno fuori la sera, eccetera, loro rimanevano soli. Invece abbiamo creato un circolo proprio per anziani, dove attualmente contano circa 160 anziani, e dove giocano e passano. Passano quindi il tempo in compagnia. Poi abbiamo, ecco, un'altra cosa di cui posso andare fiero: abbiamo creato un centro di primo soccorso con la istituzione di un'ambulanza. Cellino, infatti, sappiamo dista un po' dagli ospedali, sia quello di Teramo che di Atri, per cui un centro di primo soccorso, quindi abbiamo comprato un'ambulanza, e abbiamo fatto, quindi ci siamo associati con la Croce Bianca di Teramo, abbiamo fatto dei corsi per il personale, quindi un personale specializzato. Poi niente, Essendo un medico, era il minimo che poteva fare sì, per Cellino effettivamente era una cosa Attanasio. alla quale ci tenevo molto e ci sono riuscito e ne sono fiero. Poi certamente abbiamo depolverizzato molte strade di campagna che ancora erano strade bianche, disastrate, eccetera, quindi le abbiamo depolverizzate e siamo ancora depolverizzando le ultime che rimangono. Altra cosa. Diciamo che Cellino Attanasio
Attanasio fa parte della comunità montana, no, sindaco? Sì, una comunità montana zona N di Cermignano, di cui adesso attualmente sono il vicepresidente, e c'è anche lì un clima diciamo abbastanza cordiale, e quindi anche la comunità montana sta lavorando bene per il proprio territorio, e sta facendo parecchie cosette, e quindi soprattutto ecco, ultimamente ha partecipato alla sponsorizzazione della spumantizzazione del famoso vino vino Cerbis della zona di Bisenti e Poggio delle Rose di Cermignano. Quindi...